Una Feralpi Salò dei due volti. Primo tempo ha sofferto, ha avuto un'occasione, ma ne ha subita una ancora più colossale. Poi nella ripresa la squadra è andata all'assalto. Cos'è cambiato nell'intervallo? Li hai catechizzati? No, parto dal secondo tempo, che è stato fatto secondo me molto bene, sulla stregua di alcune cose che nel primo tempo hanno funzionato, e ho detto dobbiamo continuare con questo atteggiamento. È chiaro che sono intervenuto un po' con la voce, sono intervenuto un po', ho cercato di toccare certe corde, ma questi ragazzi io li alleno tutti i giorni, so quello che possono dare, riescono a dare. È chiaro che in questo momento un po' il fatto che non si vinceva, un po' il fatto che non si faceva gol, siamo partiti un po' timorosi, e effettivamente nel primo tempo abbiamo fatto fatica proprio nella costruzione, che di solito invece è uno dei nostri forti, molto timorosi, con la paura di sbagliare. Nel secondo tempo secondo me si sono liberati, li ho percepiti immediatamente. L'aspetto mentale conta tantissimo, capire subito che nel secondo tempo hai provato a metterli lì e hai fatto male, hai capito che loro stavano indietreggiando, ti libera un po' la gamba. E chiaro che poi ci mettono del loro, perché dopo che hai fatto gol si è liberata completamente la gamba, potevamo farne altri, abbiamo subito poco, rischiato veramente poco, e tutti si sono dati una mano. Insomma, io credo che la strada intrapresa sia questa. Da valore anche il pareggio di Busto, nonostante è l'unica partita dalla quale non sono rimasto contento, perché delle altre due onestamente abbiamo fatto delle buone prestazioni. Avanti così, e adesso ci riaffacciamo e cominciamo già dopo due giorni di recupero a preparare la partita con la Pergolettese, che ci porta a un finale di settembre bello impegnativo. E che ci porterà uno Scarsella mai dimenticato, Pergolettese. Beh, non solamente lui, Pergolettese adesso devo osservarla, però come tutte le squadre in Serie C sono sempre molto complicate da affrontare, giocheranno in casa, quindi noi andremo là ovviamente forti del nostro risultato, forti anche di aver switchato e essere riusciti a trovare questa benedetta vittoria, questo benedetto gol che ci aspettavamo da tanto tempo. Quindi una Feralpi che si è sbloccata. Ma certo, se andiamo prettamente sui numeri, su queste cose, ovviamente sì, si è sbloccata, perché mettiamo la casella 1 del gol, 1 e 1 nelle vittorie. Io ripeto, la squadra tutti i giorni la vedo e credo che per come lavora si meritava una vittoria, perché so come lavoriamo e sarebbe stato un peccato. Guarda, anche se avessimo pareggiato del secondo tempo sarei stato comunque felice. Hanno risolto gli ultimi due arrivati, Maestrello con l'assist e Dubikas che si è difeso da due avversari, quindi Maestrello ha portato un po' di peso in avanti. Beh, è chiaro che le sue caratteristiche sono quelle, l'abbiamo ricercato fino all'ultimo giorno, un giocatore con quelle caratteristiche, che non è ancora assolutamente nella migliore condizione, però in questo momento basta così, ha 25, mezz'ora di gioco e piano piano migliorerà. Ha avuto anche un brutto virus la settimana scorsa che me l'ha tolto per la partita di Busto, e sarebbe stato importante anche per dare un cambio agli attaccanti. Detto questo, sia Dubi che Pella hanno fatto un grande lavoro di sacrificio, e poi Maestrello è chiaro che ti dà una fisicità diversa che ti può aiutare soprattutto nella parte finale della partita, quando cerchi di forzare un po' la gara. Mister, stasera sono visti anche i centrocampisti, anche Ergeligiu che è andato al tiro, colpito il palo, anche Zennaro un tiro a giro, Balestrero ha avuto l'occasione, quindi ancora più propositivi, no? Ci chiedavate di tirare in porta, ci hanno preso la lettera, anch'io. Più che chiedere di tirare in porta, io ho sempre chiesto chiudiamo le azioni, mettiamoci intensità nella chiusura delle azioni, anche perché ti danno modo di rimetterti, non prendere i contropiedi. Invece il primo tempo ancora cercavamo di andare in porta con gli 1-2 fino all'area piccola, e vediamo che gli avversari invece non ci pensano un attimo a tirarci in porta, quindi no, sono contento che siamo arrivati lì, ma è la squadra che a quel punto lì era stabilmente nella metà campo avversaria, abbiamo recuperato tanti secondi palloni e quello è fondamentale, perché forse ci mancava, ecco, per arrivare a questa categoria, per entrare esattamente di nuovo in questa categoria, per tanti c'era bisogno di fare una partita dove si è vinto tanti duelli, soprattutto nel secondo tempo,
per farci capire che insomma è questo la strada per poter fare le partite bene in questa categoria. E le condizioni di Vesentini, volevo chiedere, che è uscito prima. Ha sentito una scossa sul tibiale, valuteremo questa settimana. È lo stesso infortunio dell'altra volta? No, non credo, no. Mister, complimenti intanto. Volevo chiederti una riflessione su un singolo, su Cabianca, nel senso che mi sembra un giocatore molto moderno nel suo modo di interpretare il ruolo. Si sgancia spesso, lo si vede un po' alzarsi tante volte. Ecco, ti chiedo se questa libertà e questa intraprendenza è una cosa che è proprio nel DNA o glielo chiedi anche tu, insomma, nell'arco della partita di farlo. No, allora credo di essere riconosciuto per questa cosa io anche in passato, di muovere molto la mia difesa. Gli chiedo spesso ai miei terzi o braccetti che siano di giocare anche da play, di giocare dentro il campo, di attaccare. Secondo me sono una risorsa, e sono tante volte sono giocatori che arrivano da dietro, quindi a volte non sono nella marcabilità degli avversari. Noi lavoriamo molto su questi aspetti. È chiaro che ci sono partite dove, quando abbiamo la libertà mentale di poterlo fare, lo facciamo ed è ben visibile. Ci sono a volte invece incontriamo squadre che ci mettono in difficoltà, appunto perché ci tolgono, come il Virtus Verona nel primo tempo, quelle cose che noi siamo abituati a fare. È chiaro che dobbiamo trovare anche dei piani B quando ci sarà bisogno di farlo. Però detto questo, di Eddie è un giocatore che ha queste caratteristiche, è giovane, è sprontato, è forte al duello e sono contento se può crescere nell'essere difensore anche sotto questo aspetto. Mister, complimenti per la vittoria. E l'ingresso di Pietrelli è entrato subito in partita, pur avendo fatto solamente un minuto di riscaldamento, perché non ha avuto neanche il tempo materiale per prepararsi, no, visto l'infortunio di Vesentini. Beh, subitissimo non è proprio entrato prontissimo, è entrato chiaramente un po', ha perso qualche pallone, però conosco anche le sue caratteristiche, è un giocatore a cui chiedo costantemente di puntare l'uomo, perché ha delle ottime caratteristiche di questo genere ed è chiaro che a volte mi prende in parola e vuole sempre puntare l'uomo, lo fa quando lo fa molto bene, ma ai ragazzi giovani secondo me bisogna dargli questa spinta offensiva continua, perché se fanno bene la fase offensiva avranno voglia anche di fare quella difensiva. Mister, la difesa non prende gol da 205 minuti, è sempre un numero importante questo. Vabbè, guarda dove metto la mano, però effettivamente no, il dato prima era importante anche prima, che faceva però a pugni un po' con quello invece delle reti fatte. Non che adesso abbiamo fatto un sacco di reti, ne abbiamo sbagliato un pochettino, però la mia difesa oggi, devo essere sincero, si è comportata bene nel secondo tempo. Nel primo tempo non la mia difesa, la fase difensiva non è stata fatta bene e devo dire che la Virtus Verona non ha avuto le occasioni per portarsi in vantaggio, come ne abbiamo avuto anche noi, forse ne ha avuta qualcuno in più loro. Grazie. Grazie mille. Salve. Riusciamo a andare.